Oh mio Dio, lo sto carezzando, ragazzi! Oh mio Dio, non ci posso credere, ragazzi, l'abbiamo trovata ed è proprio questa. Io impazzisco. Sciabolette, non puoi, io impazzisco. Questa. Ve lo dico io impazzisco, mio Dio. Allora, aspetta. Vai, ho letto sciabolette, okay, mamma mia. Capito, un po' di contegno. Potevamo prendere una di queste navi qui, eh. Eh sì, vabbè, ma ora siamo arrivati, sciabolette. Questo posto è completamente abbandonato perché Hiccup e tutti i suoi amici, insieme alla sua famiglia, insieme ai suoi draghi, se ne sono andati, sapete dove, no? Nel posto quello dei draghi segreti. Nel terzo capitolo, ecco. Questa è Berk, sciabolette. Oh mio Dio, mi sa che è completamente abbandonata. Appunto, il porto è che non c'è completamente nulla al porto. Oh mio Dio, veramente. Quindi possiamo prendere tutto quello che troviamo? Sì. Beh, nel senso, non credo che troveremo tantissime cose, dato che si sono portati tutte cose loro, se vi ricordate, insieme ai draghi. Però veramente è fighissimo. Immaginate se c'è ancora una furia buia qua vicino a qualche parte. Sarebbe veramente il top del top. Non credo. Figo. Oh mio Dio. Ok, comunque per quella strada dobbiamo andare sicuramente. Comunque. Oh mio Dio, ma che cos'è quella? Una furia buia. Ma è possibile? Aspetta, ma non è... Aspettate, ma non è quella di Hiccup, ragazzi. Vedete che c'ha tutte e due le alette nella coda. È vero. È un'altra. Se n'è andata via. Però è arrivata qua. Ci ha guardato. Si è seduta, ci ha guardato. E se n'è andata subito via. Mi devo preoccupare? Non lo so, non lo so. Lì, non dovremmo andarci. Sì, assolutamente. Ma aspettate un attimo. Ma allora probabilmente sapete chi potrebbe essere questa furia buia? Potrebbe essere la figlia o il figlio. Insomma, dipende se è maschio o femmina. Ma solitamente le furie buie di nere sono tutte maschie. Probabilmente della furia buia di Sdentato, capito? Magari è il figlio di Sdentato. E magari è venuta qua, non so per quale motivo, e l'abbiamo incontrata. Ce ne sono altri. Magari sì, o sciabolette. No, vabbè, non ci posso credere. Siamo a Berk, ragazzi, siamo a Berk. Guardate quante case. Che bello, ragazzi. Però sì, come potete ben vedere, è tutto abbandonato, come potete ben vedere, sciabolette. Oh mio Dio, ascoltatemi, ok? Un sacco di case. Oh mio, ma la cosa brutta, ragazzi, è che i capitoli di Dragon Trainer sono finiti, sciabolette, perché altrimenti immaginate quanto sarebbe. Sono finiti. Oh no. Aspetta, o meglio, non lo so, onestamente. Comunque, in ogni caso, dentro le case vediamo se c'è qualcosa. No, ma anche sì, potete entrare, tanto non c'è nessuno. Nel senso che sì, guardate, anche nel fabbro qua non c'è niente. Hanno preso completamente tutto. Comunque, aspettate, vedete l'insenatura che sta sotto la montagna? Potrebbe darsi che lì c'è magari il cenone, no? Dove cenavano i vichinghi. Andiamo a vedere, mamma mia. Ma non penso abbiano lasciato cibo. Beh, oh, vediamo. Cosa c'era? Ragazzi, è una furia chiara. Questa cosa che hai detto? Guarda, è una furia. È una furia bianca. È una furia bianca, sì. Sta dormendo, vedete le zzz, sta dormendo. Non dovremmo svegliarla. No, ovvio che non dovremmo svegliarla. Tu lo sai che le furie bianche sono molto più cattive delle furie buie. Infatti. E quindi non la saluto. No, ovviamente. Poi cioè, voglio dire, mica si sveglia una furia bianca. E poi vi ricordate, no? Che abbiamo incontrato in questo momento una furia buia. Quindi dobbiamo stare 100 volte molto più attenti, ok? Va bene. Non dobbiamo entrare per forza, lo sai. Però io voglio vederla, sciabolette, voglio vedere. Perché? Andiamola a vedere, venite. Pian pianino, ok? Mamma mia, ci sono delle uova, eh. Oddio, veramente ci sono delle uova. Ciao. Oh mio Dio, ragazzi, mi sa che è un po' arrabbiatino. Shiftate. Ok, bravo. Ok. Piano. Aspettate. La sta proteggendo, vedete che la sta proteggendo. Ok, ascoltatemi, ok. Adesso io mi avvicino pian pianino. E magari faccio come ha fatto Hiccup con la prima furia buia, con Sdentato, ok? Magari le tocco il muso. E magari forse inizia un feeling, spero, ok? Ok, ma fai piano, molto lentamente. E se mi mangia la mano me ne faccio crescere un'altra, ok? Come ho fatto, uso quella, la protesi, come il piede di Hiccup, insomma, ok. Ok, pian pianino. Ok, vado. Sì, buona fortuna. Ok. Crocco. Ciao. Come ti chiami? Oh mio Dio, sei seduto. Ragazzi. Ciao. Posso toccarti la faccina? Ciao, piccolo. Come stai? Funziona? Oh mio Dio. Oh mio Dio, lo sto carezzando, ragazzi. Oh mio Dio. Ma si è capito che siamo venuti in pace.
Sì, piccolino, siamo venuti in pace. Tranquillo, ok? Non faremo non faremo del male ai vostri piccoli. Va bene? Ok, va bene. Possiamo? Sì, 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 vai. Oh mio Dio. Guarda, posso vederli più da vicino senza svegliare magari la furia Chiara. Ok. Ci ha lasciato il posto libero, direi di sì. Oh mio Dio. Guardate qua. Sono tre cuccioli, sono tre uova. Furie buie e un'altra furia Chiara. Però sono enormi. Probabilmente potrebbero anche nascere di diverso colore. Non è per forza. Sì. Certo, è più probabile che appunto nascano, come d'altronde è la furia buia, lui, voglio dire, è la furia Chiara. Però sì, giusto. Potrebbe darsi che potrebbero nascere magari di diverso colore. Che non so, tipo. Che figo. Guardate. Ho dato fuoco di nuovo a tutto. Cioè, in modo da tu lo sai che sei troppo bella, piccolo. Guarda, ragazzi, ti fa carezzare, guardate. Guardate qua come si fa carezzare. Che carino! Era un po' bello. Poverino, però non approfittarne troppo, insomma, attento. Insomma, è sempre un drago. Sì, lo so. Ok, sapete, guardate, sta saltando. È contento. Ok. Magari forse hai ragione tu, è proprio figo. Guardatela. Ok, deve essere ascoltate. Abituata agli umani, allora. Sì, esattamente, probabilmente in questo momento magari è un po', insomma, non è tanto sicuro. Però già lo stiamo facendo praticamente, lo stiamo allevando, lo stiamo un po' adottando, ok, in questo momento. Okay. Però prima che magari la furia bianca si svegli, già che vedo che gli occhi un po' si aprono, andiamocene subito via e andiamo a fare la nostra casetta. Andiamo a colonizzare questo villaggio, ok? Ciao! Sì, ciao, tu intanto puoi guardarci intanto, tranquillo, stiamo qua noi. Ok, allora ragazzi, sciabolette, Stormo, mi serve il vostro aiuto. In questo momento possiamo allevare dei cavolo di draghi. E non sto scherzando, dei draghi che possiamo magari far crescere, far nostri, aumentare di livello. E oltre questo anche magari far combattere tra di loro, divertirci, insomma. E quindi mi raccomando, lasciate tutti quanti un sacco, ma proprio un sacco di like, perché appunto noi quello che dobbiamo fare in questo momento è iniziare la nostra survival all'interno di questo posto con all'interno dei draghi. Che c'è? Sta come volando. Vola, è bellissima. Oh mio Dio, che figata. Guardate, esce la lingua quando va di sopra. È troppo bello quando va sopra, ragazzi. Oh mio Dio. Ok. Beh, ci sta sfidando effettivamente, perché vuole un attimo vedere quello che stiamo facendo. Ha ragione. Dai, vai. Iniziamo a prendere gli alberi, ragazzi. Mi raccomando, così almeno iniziamo per bene insomma, questa avventura nell'isola di Berk. Immaginate magari se potessero arrivare altri draghi, oppure semplicemente lo stesso Hiccup. Immagina se potreste sostituire Hiccup. Urlo, io urlo. Alla fine che urlo, veramente. Vabbè, comunque, in ogni caso, ok, mi faccio il picco. No, aspetta, mi faccio l'ascia. Va bene. C'è anche il ferro. Ok, vai. Voi prendete. Oh mio Dio. Legna. Ma ci sono. È vero, ragazzi, vi ricordate che c'erano le pecore anche a Berk? Che praticamente le utilizzavano come sport, le pecore. Beh, d'altronde adesso questa furia buia. Vedete, non sono carnivori. Cioè, tipo, mangiano solo pesce, per quello che mi ricordo, vero? Quindi dovremmo essere abituati così. Quindi dovremmo andare a prendere un po' di pesce. Guardate come gioca con la pecora quella. Non ho la canna da pesca io. È troppo bello questo posto comunque, ragazzi. Cioè, guardate quanto è grande. Venite tutti quanti. Guardate quanto cavolo è grande. Probabilmente ci sono anche delle armature molto più fighe. Magari tipo possiamo creare armature con le squame di drago. Che figata. Quelle antifuoco. Sì, assolutamente. Sarà bellissimo, ragazzi. Sciabolette, ci divertiremo un casino. Assolutamente sì. Mamma mia. Allora, io intanto hai fatto il piccone, Crucco? Sì, prima vado a prendere la pietra. Io sto prendendo legno per le casette, perché dove la prendo la pietra, però? Non credo che possa. Va bene. Ok. Oltre a questo, ragazzi, dobbiamo ovviamente anche metterci ad arredare la casa stile vichingo, perché e dobbiamo vestirci come dei vichinghi, perché adesso noi stiamo diventando dei vichinghi, ragazzi. Siamo in Norvegia con i draghi, sciabolette. Mamma mia. Vero, dobbiamo cambiare vestiti. Eh sì, assolutamente sì. Diventeremo dei cavolo di vichinghi, sai com'è. Vabbè, comunque in ogni caso, aspettate un attimo, fatemi prendere uscire una cassetta. Di legno. Ok, io ho fatto un errore a prendere l'ascia che non funziona. Ogni volta la provo e non va. Ok.
No, non funzionano, ve lo sconsiglio di fare. Ok, quindi mi raccomando ragazzi, tanti e tantissimi like, magari per questa nuova serie, perché potrebbe essere effettivamente una serie, però tutto dipenderà da voi, dal vostro godimento, da come vi piacerà e da tutto il resto. Noi intanto, come potete ben vedere, stiamo iniziando a formare un po' di ferro che troviamo, che abbiamo trovato qua, e del carbone. Così magari potremmo effettivamente andare a cucinare del pesce per noi e del pesce per le furie buie. Così almeno dobbiamo aiutarle, ragazzi. Guardate come sta lì proprio. Iniziare a farci fissarci. Vestiti. Ok. Adesso mi devo fare tutto in pietra e poi non lo so, poi andiamo. Beh, io non vedo l'ora di cavalcare una furia buia. E magari potrebbe anche esserci la mappa con la, ragazzi, l'isola perduta dei draghi. Potremmo andare anche lì. Magari. Dove è la mappa? Non ce l'abbiamo. No, ma allora ti spiego. L'isola perduta dei draghi sta in mezzo all'oceano. Sai com'è? Che è un buco dentro. Un buco dentro l'oceano. E lì c'è tutta la zona nascosta dei draghi. Dove d'altronde ci sono i capi tutti gli altri. Sì, sì. Beh, magari potrebbe. Magari se più aumenteremo la fiducia con. Come lo chiamiamo? Non lo so, vabbè, poi decidete voi il nome, ragazzi. Più aumenteremo la fiducia con lui, magari potrebbe anche essere in grado di portarci nell'isola se aumentiamo la fiducia con lui. Capito? Devo dargli del cibo. Oh mio Dio, che quante cose! Ragazzi, mi raccomando, io venisco qua, ma noi ci vediamo magari prossimamente con il prossimo episodio. E potremmo allevare effettivamente una furia buia.